nuovi materiali. Comunque, trascurato è una che non si va avanti con questi lavori perché i costi sono elevati. I costi sono elevati. Parlo di uno È che sei in sbagliata la paese, domanda, nel senso i costi sono alti o bassi? La domanda è i costi ci dovrebbero essere. alti oggi per seguire un medico a Cagliari ci vuole una barca di soldi. La domanda è perché devi pagare il medico? Dare tutto Non darlo questo. per scontato che il medico vada pagato. Io la realtà è quella, non Sì, dare ma noi una barca. nasciamo in Italia dove il medico era gratis. Ok, perché il dentista non deve essere Non conosco gratis? tutto quel Perché non fanno l'anello periodo. stesso No, perché insieme nasce dopo come figura. Ok, nasce il dentista dopo, tardivamente rispetto al medico. Nell'Italia che ormai era in crescita, dove c'erano i soldi che arrivavano dall'America, era legalizzato il profitto, prima c'era la tolgo un passata dente, che pagavano 100.000 loro. lire. È rimasta storicamente questa, che la figura del dentista è diversa dal medico, perché è arrivata dopo. Ok, ma prima era il medico di famiglia che toglieva i Medico toglieva denti. i denti, Poi si è esatto. specializzata, è nato il dentista, poi l'odontoiatra. Poi è cambiato, cioè tu dici perché una serie di fattori passati, devi vedere il passato. Ma se tu nasci oggi e ti dicono devo pagare il dentista, allora vanno su in televisione contro il low cost, contro il turismo mentale, contro chi fa pagare. Nessuno gli si siede lì e dice scusa, ma chi è che sta dando per scontato che deve essere a pagamento il dentista? Quando bisognerebbe invece cambiare campo, non è. A me quando mi chiedono fate i prezzi troppo bassi, no, siete voi che li fate alti, io gli dico no, perché devo farlo pagare un servizio medico? Io Perché? non sono tanto contento lo stesso. Quando penso che ci metto la pensione per curarmi i Ti fa denti, incazzare, ti fa. in 3 giorni mi dà un pochettino fastidio. C'è Ti fa incazzare. troppa la differenza, capito? No. Questo lo dovevo dire, Certo. perché se sono venuto qui dopo Guarda. vantarmi quello che mi sono fatto. C'era, io c'avevo un professore, non in Italia, devo sempre fare come Fedro, perché parlo degli animali, parlo. E lui mi diceva, Palma, se ricordati una cosa, delle volte il dente verrà in 5 minuti, meglio se ce ne metti 60. Ok, perché poi è difficile da dirgli che deve darti 90 euro per 5 minuti di movimenti della mano. Capito? E allora lì torni a che cosa? A quella lampadina che mi si è accesa il giorno del conflitto di interessi in sanità. Che dici, cavolo, ma questo è un conflitto di interessi grande come una casa. Cioè che io che decido di che impianto tu hai bisogno, di quanti ti dico, guarda, hai bisogno di togliere 3 denti. È strano, ma è deontologico avere il listino prezzi. Cioè io è come il jukebox, metti la monetina, come diceva un collega di Napoli, io canto. Ok. Andiamo su, vi faccio, guarda, vi lancio un. Andate su internet, su Facebook, iscrivetevi su Orrori Dentali, ok? Ci trovate tutti i dentisti che ridono di case, di cose, e leggete proprio come ragionano certi dentisti, ok? Ma proprio lì leggete, lì pubblicamente, che ridono, scherzano del paziente che arriva, che lì quello non c'ha i soldi e lasciaglielo finché torna con i dolori. Ok, questa è la deontologia, ma non in Italia. Okay, cioè è un gruppo estero questo, è un gruppo estero Facebook, andatevelo a vedere. Questo non è colpa loro, è colpa del sistema privato sanitario, okay, che è quello che va ricostruito, dovrebbe essere ricostruito, ma non penso che tu curi un cancro facendo resettiva dall'interno. Okay. Taglia largo. Vattene fuori, cerca di costruire un prototipo, quel prototipo lo esporti a livello di pensiero. Poi quel pensiero contagia altre menti illuminate che iniziano a parlare in quella direzione. Poi le persone che iniziano a parlare di Come quella mai in cosa. Italia stiamo andando tutti verso quello? Sì, ma l'Italia è qua, c'è un mondo Lo fuori che vi ho so, detto che è enorme noi fuori stiamo il andando verso mondo. quella linea lì, che Dove? è solo pubblico, e oramai il pubblico è fottuto. Stiamo andando verso la Sì, privatizzazione perché il dell'Italia. pubblico da chi viene governato? Lo so, Dalla dai, mafia. siamo Dopo c'era da poco proprio, ho lì. fatto questa riflessione 3 mesi fa e non me la levo più dalla testa, che dopo guardavo su internet, io proprio dormo, c'ho l'insonnia, non dormo la notte. Dormivo e pensavo e ascoltavo i miei YouTube, mi metto e mi aggiorno su 8:30, mi metto ogni sera una cosa diversa, ma perché dormo, proprio li sento e dormo, prendo sonno. E c'era uno che diceva che dopo cos'era lo scandalo di Mani Pulite, che erano gli imprenditori che davano i soldi, no, per ottenere favori, eccetera, a un certo punto tutti sono stati scoperti, ok, dove
Grandi opere, andiamo nelle grandi opere. Erano queste le grandi opere, non ci sono più le grandi opere. Cosa c'è? Una di quelle era la sanità. Sì. Allora lì si è iniziate le infiltrazioni, perché lì c'è la direzione dei budget, sì, che sono la prima industria, la seconda è la mafia, la prima è la sanità in Italia. Ok, la prima industria a livello di grandezza, di fatturati. Ok, e lì bisognava andare a pescare, ma vanno diretti. Allora lì che cosa devi fare? Fai liste d'attesa, metti i blocchi, falla diventare farraginosa, fai il CUP, inventati il CUP, fai da uno sportello all'altro. Se tu noti la barzelletta italiana da uno sportello all'altro, che cos'è? A scoraggiare. E che solo chi ha gli amici o chi ha tanta perseveranza sopravvive lì. Ancora peggio, la cosa più peggiore che sta arrivando è i centri unici di per i tumori. Poi ci saranno pochi ospedali che faranno soltanto concentrazione con il discorso, no, ma loro poi sono bravi perché ne fanno di più. Il problema è che i malati saranno in fila e dovranno vedere dove devono andare a finire. Sì. Turismo medico anche in Italia si sta verificando, sì, dal sud al nord. Quanti sono i sardi che vanno al San Raffaele, per esempio, in Milano? Quello è soltanto un breve. Sì. Però alla fine cosa succede? Che abbiamo di fronte un bivio: o guardiamo attoniti, o ci facciamo pestare, o siamo noi a pestare, o ce ne andiamo. Cioè, piuttosto che farci pestare o pestare, quello che dicevo ieri. Qua andiamo nella filosofia proprio, cioè non è, noi non è... Il mio reparto in 4 mesi abbiamo fatto 500 interventi di grossa chirurgia, ma tutto perché c'è un secondo fine dietro. Non sono sicuramente per i malati. È che comunque tra poco partirà l'intramenia e torniamo sempre al conflitto di interessi. Ok. C'avevo io il giovedì mattina un amico, cioè tutti andavamo gli amici lì a fare le visite, ok? Tutti i giovedì mattina si andava a fare le visite di vecchi amici, ok? Non di pazienti, di vecchi amici. E c'era sempre un amico più grande che passava a vedere tutti noi che andavamo a visitare questi amici. E dicevo, perché lui ci tiene così tanto, insomma, a vedere come noi ci... E vuole sapere tutto di tutti, vuole sapere questa persona. Poi c'era il suo amico che dava il biglietto da visita di casa sua per andare a fare il party. Ok, e allora lì avevo capito che se tu vuoi eliminare il conflitto di interessi, le strade sono due. Anzi, è una la strada. Devi eliminare... listino prezzi, perché se listino prezzi, ovvero se non è, dai più per scontato che devi pagare, elimini quello che è il conflitto di interesse. Quello è l'unico modo. Non è come dire politici che prendono per fare le leggi un po' di meno, politici che prendono un po' di più, oppure politici che lo possono fare per passione, o politici che lo fanno a pagamento, poi privatamente la legge. No, devi impedire che ci sia il privato per fare la legge. Cioè che ci sia il fondo per fare la legge, o lo fai perché è un bene che va fatto, che metti 5 impianti, 7 piuttosto che 8, o se non lo fai per soppesando le tasche anche prima del malato. Anche questo, perché poi il discorso della sanità nostra è che ci sono sprechi che non dovrebbero essere fatti. Io compro un prodotto che non serve. Non è uno spreco quello, è un furto. Noi abbiamo dei sotterranei a Cagliari, in vari ospedali. Non si dice, siamo pubblici, non si dice. E sono murati e dentro c'è roba, materiali. Dai, quando andiamo avanti, quello è il passato, è la storia che non cambia, insomma, sì, si va nella politica. Allora, andiamo avanti.